Ciao ragazzi, sono tornato a Monaco, a Monte Carlo. Ieri vi avevo annunciato che il Brignone rimaneva aperto, ma il sindaco di Arzachena, l'unico in Italia, ha reso più restrittiva il decreto Conte, la deroga. Cioè, non capisco, ha cancellato completamente la musica. Che poi in Sardegna la situazione del virus in Costa Smeralda non mostra criticità rispetto alla criticità nazionale. Il tenore dell'ordinanza farebbe pensare a una situazione drammatica, piena di focolai, eccetera, eccetera. Ma io non so come il sindaco possa collegare i decibel col virus. Certe restrizioni, il volume della musica, la sospensione totale della musica in certe fasce orarie, che effetto produce sul virus? La gente è indotta a credere che in Costa Smeralda la situazione è pericolosa, grave. Oggi ho ricevuto 100 telefonate, come mai il Biglionero è chiuso? Il sindaco ha agito d'impulso firmando un'ordinanza senza aver fatto una valutazione adeguata, facendo tutto da solo. E non si capisce, fa solo danni, nessun beneficio. Qual è il beneficio? Stupisce che un sindaco, e tra l'altro non si è mai visto in Costa Smeralda, io credo di averlo visto una volta 4 anni fa, emana un'ordinanza che mette in ginocchio l'economia della Costa Smeralda senza confrontarsi con le associazioni di categoria, le parti sociali. Ma allora, sto sindaco qui, abbiamo trovato un altro grillino, no? Non sapevo fosse grillino, ma sto qui è un altro grillino contro il turismo. A me dispiace per i nostri clienti, noi eravamo fully booked fino al 23 perché era poi il giorno di chiusura, ai nostri dipendenti, ai tecnici, a tutti i ragazzi che lavorano con noi. Ma sindaco, ti rendi conto che tutti questi qui sono venuti, hanno preso case in affitto, abbiamo pagato le case, abbiamo pagato gli strumenti, abbiamo pagato gli artisti, quest'anno c'era uno show incredibile, venivano tutte le sere, eravamo fully booked. La Sardegna stava riprendendo, specialmente la Costa Smeralda, abbiamo portato giù calciatori, abbiamo portato giù. Ma il sindaco dovrebbe essere uno che amministra, no? Che capisce, che dia una mano, non uno che affossa. Questa roba qui, affossare la musica, cosa vuol dire? Facciamo degli esempi, hai affossato anche Nicky Beach, no? Sembra che gliel'hai fatta apposta sta roba su Nicky Beach. E hai affossato il billionaire, cosa sono i tuoi nemici, i tuoi target? Il billionaire, Nicky Beach, affossiamo, boom! Tutti e due, ma questo cos'è? È una vendetta? Cos'è? Non capisco che cosa sia. Adesso vedremo noi come tutelarci, dato che ci dobbiamo tutelare, e voglio chiedere scusa a tutti i nostri dipendenti, di cui la maggior parte sono sardi, per essere amministrati da sindaci così. Voglio chiedere scusa a loro da parte sua o da parte tua, ci dobbiamo del tu. Comunque non si fa il turismo così, eh? Non puoi mettere in giro. Bastavano 5 giorni, 6 giorni, che motivo c'era di fare tutto sto casino comunicativo? Che motivo c'era? C'era nessun motivo. Lascia stare 5-6 giorni, c'era già il decreto Conte che diceva non puoi ballare ma puoi stare seduto. Anche qui, quando sei seduto il virus non lo prendi, quando ti alzi il virus lo prendi. Di giorno il virus non lo prendi, di notte dopo le 6 lo prendi. Cioè io non so, viviamo in un paese di matti. Poi tra tutti i matti c'è qualcuno ancora più matto e quello è l'esempio del sindaco di Arzachena. Mi dispiace ragazzi. Piange il cuore vedere un'economia trucidata così da gente che non ha mai fatto un cazzo nella vita. Ciao ragazzi, scusateci ancora.